presenza è un problema. Per questa importante presenza, questa è la seconda iniziativa organizzata dall'Associazione Pescara Cambia Verso, appunto su questo tema importante, nell'avvicinarsi all'elezione, sulle primarie delle idee. Noi abbiamo come obiettivo in questa fase rilanciare le idee che dovranno caratterizzare non solo questo pezzo di campagna elettorale e poi l'elezione, ma soprattutto la dinamica della nostra città e della nostra regione. Grazie perché mancano di massa. Va bene. Dicevamo, la seconda iniziativa, noi durante queste settimane stiamo organizzando un gruppo di lavoro con dei professionisti, persone della società, persone impegnate in politica e nell'associazionismo, dove cerchiamo di elaborare una serie di proposte e poi portarle all'attenzione pubblica e soprattutto all'attenzione di quelli che ambiscono ad avere un ruolo pubblico nel futuro della città e in questo caso della regione. La scorsa volta l'abbiamo fatto con delle persone impegnate politicamente sulla città, questa volta lo facciamo più ampio respiro. Il tema è Pescara nella regione che cambia, appunto perché Pescara dovrà assumere un protagonismo particolare nella regione che vuole cambiare, vuole riportare appunto lo sviluppo con una marcia in più. Queste iniziative dureranno per tutta la campagna elettorale, andremo via via a farle nei luoghi specifici, anche con delle proposte che dovranno, come dicevo prima, caratterizzare la ripresa. Sarò brevissimo, io dico che in questi anni abbiamo conosciuto una filiera governativa di centrodestra che ha governato al comune, alla provincia e alla regione, che ha prodotto solamente chiusure, fallimenti e disastri. A questa filiera governativa noi dobbiamo rispondere con la filiera del fare, cioè la rielaborazione delle idee che si fanno poi proposte, progetti e realizzazioni. Mi viene da dire, per dirla un po' moderna, dovremmo avere la velocità e la praticità di Facebook e la serietà di Twitter per seguire il cambiamento con rabbia, ma poi per governare in questo tempo di crisi contro la rabbia. Come si governa contro la rabbia? Si governa dando utilità alle nostre istituzioni. Dobbiamo avere una pubblica amministrazione e delle istituzioni che sono non solo vicine alle persone, ma dobbiamo dare la sensazione fattivamente, realizzando quello che diciamo, di poter cambiare le sorti di questa città e di questa regione. Dobbiamo tornare ad essere il miglior posto dove far crescere le idee, per questo serve una politica produttiva. Il dramma della politica di questi tempi è che non riesce a rispondere con la velocità alla velocità del cambiamento della società. E per questo non c'è bisogno di inventarsi dei tecnici, c'è bisogno solamente di buoni politici che hanno voglia con coraggio di fare, mettendoci la faccia. Io credo che dobbiamo ripartire da qui e abbiamo elaborato una serie di tematiche, di macro tematiche su cui chiederemo di intervenire. Se voi siete d'accordo, noi procediamo dando la parola per un intervento di 5 minuti su quella che voi pensate dovrà essere la regione e la città da qui a 10 anni. Quali sono le politiche che permettono non solo di generare la ricchezza, ma le politiche che ci permettono di tornare ad avere una, seppur una febbre di ripresa, ma che coincida con un'occupazione seria, le politiche che servono per sburocratizzare e velocizzare questa regione, le politiche che ci consentono di investire su dei settori che abbiamo abbandonato, me ne vengono in mente due, il turismo e la cultura. Insomma, tutte tematiche che vogliamo portare all'attenzione. Quindi vi chiedo di intervenire per 5 minuti per un primo giro, poi daremo la possibilità anche a voi di intervenire e di fare delle domande, appunto perché vogliamo che in queste iniziative si favorisca lo sviluppo delle idee. Non dobbiamo soffermarci ai nomi, ma dobbiamo far sì che queste giornate, queste iniziative favoriscano l'elaborazione di buone pratiche e di buona politica. Io do la parola a voi, iniziamo per ordine, quindi 5 minuti per dire l'Abruzzo e la città di Pescara nell'Abruzzo che da qui a 10 anni dovrà cambiare. Grazie. Grazie. Va bene, mi presento.
dai, mi presento da solo. Sono Franco Caramanico, candidato di sede, non qualche cosa, ma vedremo prossimamente. Ma devo dire che 5 minuti però praticamente per spiegare un po' la regione che vogliamo, poi il ruolo di Pescara all'interno della regione Abruzzo mi sembra un po' pochini se vogliamo, però cercherò di fare il mio meglio. Ma io ho avuto modo di rispondere già un'altra volta, che tipo di regione ti auguri? Io mi auguro una regione normale. La regione normale che significa una regione che possa essere un po' a competere al pari degli altri, senza problemi di carattere finanziario. Sapete che la nostra, oltre una regione la più indebitata alla crisi internazionale, c'è una crisi proprio nostra che dipende da una storia vecchia ormai. E dal fatto, vi dico solo qualche cifra, che noi come Regione Abruzzo solo con il debito della sanità paghiamo ogni anno 98 milioni di euro solo per le cartolarizzazioni, quindi se noi fossimo una regione normale, avesse la possibilità di utilizzare le proprie risorse per promuovere lo sviluppo, già potremmo fare qualche passo avanti. E rimanendo nel tema delle risorse, noi proprio martedì abbiamo avuto per l'ennesima volta un consiglio regionale che non ha avuto i numeri per andare avanti, che non è stato in grado di approvare il rendiconto, guardate, non del 2012 ma del 2011, siamo fuori legge ormai, perché purtroppo quel rendiconto prevede e certifica un debito di 484 milioni di euro. Per cui la nuova amministrazione, che avrà l'onore e l'onere di governare questa regione, si troverà a fare i conti, così come è capitato a noi nel 2005, quando abbiamo ereditato un debito di 1 miliardo 760 milioni di euro nella sanità. Chi verrà dopo di noi avrà 484 milioni di disavanzo, e quindi questo non è un fatto di una regione normale, quindi da un punto di vista di risorse. È chiaro che il tema come si risolve, quali sono i programmi, ma io penso che il tema principale rimane sempre la sanità, perché con la sanità noi occupiamo l'85% del bilancio regionale, oltre a parlare della salute dei cittadini, quindi è l'aspetto più importante. E da questo punto di vista, che secondo me c'è da riprendere un discorso, io parlo di riprendere un discorso, perché con il 2005-2007 era stato approvato un piano sanitario regionale che è stato abbandonato, erano state approvate delle leggi che comunque stabilivano dei criteri, diciamo, giusti e legali per stabilire un buon rapporto anche con il settore privato, che deve essere complementare a quello del pubblico, che purtroppo, ci sento bene, che purtroppo in questi 5 anni di governo di centrodestra sono stati messi in discussione. Non si è parlato più del piano sanitario, non si è parlato di pubblico privato, ma addirittura sono state messe in discussione delle leggi fondamentali, e vi confesso che sono stato costretto, mio malgrado, comunque a fare due segnalazioni alla Corte dei Conti, perché la Regione Abruzzo secondo me non ha recuperato circa 190 milioni di euro nel settore sanitario, e quindi sarebbero altre risorse che servirebbero per dare una svolta a questa regione da un punto di vista programmatico. Ma guardate, io mi fermo su un punto che mi sembra l'aspetto più importante. È chiaro che quando parliamo di programmi noi dobbiamo parlare di lavoro, questa è la parola magica, perché non sempre parlare di crescita significa parlare di nuova occupazione, non è così. E mi dispiace che noi confondiamo le idee, perché parliamo di spread, parliamo di PIL, ma non parliamo di occupazione. Quindi da questo punto di vista è chiaro che noi il settore principale è il manifatturiero, questo non c'è ombra di dubbio, ma è anche quello comunque che è più soggetto alla crisi internazionale, e quindi da questo punto di vista siamo più soggetti a quelle che sono le strategie europee e le strategie nazionali. Per quanto ci riguarda a livello regionale, io penso che noi dobbiamo sfruttare al massimo il federalismo fiscale, il federalismo demaniale, e sfruttare al massimo le nostre risorse territoriali, perché è una regione ricca da questo punto di vista. Noi abbiamo le zone interne, che comunque sono delle zone che hanno un alto valore ambientale, che sono delle zone ricche di risorse ambientali. Vi dico solo un dato: c'è uno che si è divertito a quantificare qual è la produzione di un pappo. Bene, il Parco Nazionale della Maienta produce ogni anno circa 3 miliardi di servizi tra beni turistici, agroalimentari, tra la valorizzazione del territorio, della forestale. Quindi mi sembra molto importante continuare su quella falsa riga come regione verde d'Europa. E da un punto di vista, purtroppo in questi ultimi anni
quella battaglia che è stata avviata da 40 anni si è scontrata con un altro concetto di sviluppo che purtroppo sta interessando la nostra regione, che è quello del distretto minerario, quello della petrolizzazione. Guardate, non è un fatto, diciamo, di appartenenza, ma chi continua a sostenere che la petrolizzazione possa rappresentare una svolta dice delle grosse banche, perché loro rappresentano da un punto di vista finanziario, perché la regione Abruzzo dai sondaggi, dalla ricerca petrolifera finora ha incamerato 225.000 euro l'anno rispetto all'idroelettrico, invece dove noi prendiamo circa 40 milioni di euro l'anno. Non è da un punto di vista energetico, perché comunque noi abbiamo un numero, diciamo, di centrali installate che ci dà una produzione di energia nettamente superiore a quella del fabbisogno. Non lo è da un punto di vista ambientale, perché siamo sull'orlo di una crisi e quindi non possiamo permetterci di aumentare la temperatura, e c'è uno studio addirittura delle scienze che parla della più grande bolla finanziaria derivante proprio dagli idrocarburi, perché chi ha investito, le banche che hanno investito circa 6.000 miliardi di dollari, si sente, scusate, 6.000 miliardi di dollari non riusciranno mai a recuperarli, perché non ci sarà la possibilità di estrarre quel petrolio. Quindi questo passaggio delicatissimo dalla regione verde d'Europa al distretto minerale, secondo me dobbiamo stare molto attenti e cercare di dire la nostra. E poi c'è la parte della costa, e qui vengo al tema di Pescara all'interno dello sviluppo regionale. Guardate, è chiaro che tutte le analisi fatte pure nel passato parlano di Pescara come centro di snodo, come porta, diciamo, di interconnessione lungo l'Adriatico e come porta di connessione tra i paesi, diciamo, asiatici e il Tirreno. Guardate, noi abbiamo una grande risorsa che è legata naturalmente a queste aree metropolitane, che sono le infrastrutture, perché la presenza dell'aeroporto, permettendo di aprire subito una parete che comunque in questa fase sta attraversando un periodo molto delicato anche da un punto di vista finanziario, perché qualcuno ha detto che parliamo di aiuti di Stato, finanziamenti che noi abbiamo dato all'aeroporto di Pescara. Il porto di Ortona, che purtroppo non è valorizzato, potrebbe rappresentare la sponda giusta per il collegamento tra i paesi, diciamo, asiatici e il nord Europa. Pensate che quando le navi passano sul canale di Suez, anziché puntare verso l'Adriatico, quindi con, diciamo, l'autostrada per arrivare nel terreno, preferiscono fare un giro che comporta 4 giorni in più di ritardo, però che costa, purtroppo, che costa molto di meno, perché i nostri servizi burocratici non sono all'altezza di rendere competitivi il nostro porto. Per cui Pescara è il centro di questa area metropolitana, con questi servizi, quindi interporto, aeroporto, porto, autostrade e così via, penso che un centro di snodo molto importante, ma non lo dico io, lo dicono tutte le varie, diciamo, studi che sono stati fatti nel passato da questo punto di vista. E poi noi dobbiamo attenerci, quando pensiamo al futuro, naturalmente anche alle possibilità di finanziamenti. E i finanziamenti che noi oggi dobbiamo guardare, a cui dobbiamo stare attenti, sono quelli europei, naturalmente la nuova programmazione europea 2014-2020, che individua tre priorità. Individua come priorità le zone interne, la città e individua il mezzogiorno. Quindi, diciamo, il nostro interesse a fare in modo da portare avanti questa regione tutti quanti insieme, sia le zone interne sia la città, comunque oggi sono assicurate anche dalla programmazione europea. E quindi quando parliamo di città, io penso che quello che c'è bisogno, mentre nelle zone interne c'è bisogno, attraverso la politica di parte, creare nuova occupazione, con maggior possibilità di rimanere in quelle zone per il comunismo, dopodiché c'è, per bloccare l'esodo verso la costa, così come c'è bisogno invece nella zona costiera di migliorare la qualità della vita, di migliorare l'urbanistica, di migliorare l'edilizia e quindi di assicurare maggiori servizi per dare la possibilità ai cittadini dell'area metropolitana comunque di vivere in un ambiente più sano e di qualità. Mi fermo qui, poi sono a disponibilità. Buonasera a tutti. Ma io voglio andare controcorrente, perché per cinque anni a noi abruzzesi ci hanno detto che Chiodi andava bene perché sapeva portare in Abruzzo il modello Teramo. E io tutte le volte che andavo a Teramo città cercavo gli amici e i conoscenti di chiedere: ma mi spiegate questo modello Teramo?
che noi qui nel resto dell'Abruzzo non riusciamo ad accorgerci che cosa sia questo modello Teramo. Nessuno riusciva a darmi una spiegazione. Poi dopo noi abruzzesi abbiamo impiegato 5 anni per capire che cos'è il modello Teramo. E allora penso che per una città straordinaria e grandiosa come Pescara, che è la città, io la chiamo la città dell'accoglienza, vedete, io sono un chietino che vive e lavora qui a Pescara ormai da tanti anni, e ho visto in questa Pescara mortificata anche a livello nazionale da grandi questioni come il dragaggio non risolto, la grande questione di un aeroporto, la Saga, che è una società che chiude in rosso sistematicamente e che ancora non riesce a ritrovare quella vocazione di poter essere anche un aeroporto di sostegno a Roma Capitale. Allora, una città straordinaria come Pescara potrà essere protagonista nella nostra regione se tutti insieme incominciamo da oggi a parlare di modello Abruzzo, perché questo, di questo abbiamo bisogno. Partendo da un punto negativo, la nostra regione sta diventando famosa in tutta Italia per degli scandali quotidiani a cui questa giunta di Chiodi ci sta abituando. Non facciamo in tempo a scandalizzarci che subentra un altro scandalo. Ma vedete, il vero scandalo nella nostra regione, questo è bene che lo sappiate, perché altrimenti non capiamo il grande lavoro che dovrà esserci a partire dal giorno dopo il 25 maggio. Perché a chi mi chiede qual è il vostro programma di governo, io rispondo: l'Abruzzo non ha bisogno di un programma di governo. L'Abruzzo disperato, con 70.000 lavoratori in cerca di un'occupazione, con il 13% delle famiglie che vivono al di sotto della soglia di povertà, l'Abruzzo ha bisogno di un'agenda di lavoro. Chiunque si assumerà la responsabilità di guidare questa regione dovrà dire cosa fare, come farlo e entro quanto tempo farlo, perché il tempo della politica, delle parole, delle promesse, degli impegni è scaduto. Io l'altro giorno ho incontrato una piccola cooperativa di piccole imprese che vivono quotidianamente con le fatiche della competizione. Caro Luciano, sa cosa mi hanno chiesto? Fate qualcosa, non fra un mese, fra un anno, fatelo subito, perché mi dicevano: noi domani non sappiamo se dobbiamo pagare Equitalia o se pagare le famiglie che dobbiamo sfamare giorno dopo giorno. Questa è la situazione della nostra regione. E la nostra è una regione che vive questo straordinario paradosso, di cui gli abruzzesi ancora non si accorgono sino in fondo, che dal 15 dicembre, giorno di scadenza naturale della legislatura, sino al 15 giugno, che sarà il giorno in cui si insedierà il nuovo Consiglio regionale, questa nostra regione, questa nostra grande comunità è paralizzata, cioè è condannata all'ordinaria amministrazione, perché pur di prorogarsi 6 mesi di sopravvivenza, hanno condannato la nostra regione alla ordinaria e quotidiana amministrazione, quando la nostra regione avrebbe dovuto mettere in campo i grandi problemi della programmazione regionale. L'Europa, con il progetto Horizon 2020, mette a disposizione dell'Italia 8 miliardi di euro. Se l'Abruzzo non arriverà a questo appuntamento con progetti seri, con progetti carrierati, noi saremo ancora una volta fuori dalle grandi dinamiche per rilanciare e far rinascere la nostra regione. E allora, vedete, lo scandalo della nostra regione non è la stanza 114, perché nessuno di noi si preoccupa di guardare che non è una cella frigorifera, che non è una cella frigorifera.
ma nessuno di noi si preoccupa di guardare nella stanza e nel buco della serratura, perché lo scandalo non è ciò che Chiodi andava a fare nella stanza 114, ma ciò che Chiodi andava a fare a Roma fuori dalla stanza 114, quando la nostra regione era inesistente dal punto di vista della credibilità, dell'autorevolezza, della responsabilità. Non si è permesso una volta di mettere in discussione il tavolo Massicci, quel tavolo fatto dal Ministero dell'Economia, dal Ministero della Salute, che ha smantellato la sanità pubblica, i servizi sanitari, di assistenza, il diritto alla salute. Non ha speso una parola per rimettere in discussione, come avrebbe potuto e dovuto fare da Presidente della Giunta, il piano di rientro dal deficit sanitario. E non ha speso una parola, caro Luciano, io sono poche volte le volte che mi mortificavo di essere abruzzese, perché un altro punto che noi dobbiamo mettere nel nostro programma, lasciatemelo dire, l'abruzzesità, cioè amare la nostra terra, perché se non la ami non la sai governare, perché non capisci le speranze, le attese della gente. E io mi mortificavo quando ci consegnavano in Parlamento all'inizio di ogni finanziaria l'allegato alle infrastrutture, laddove c'erano i grandi progetti delle opere pubbliche per rendere una regione competitiva, perché per quale motivo deve venire un'impresa a investire nella nostra regione se non c'è un sistema portuale adeguato, un sistema ferroviario, un sistema di infrastrutture accessibili? E allora in questo allegato alle infrastrutture la voce Abruzzo risorse pubbliche per infrastrutture era uguale a zero. Allora questo era il vero scandalo di ciò che Chiodi faceva fuori dalla stanza 114. E allora, visto che mi tagliano, vorrei dire una riforma a costo zero che il futuro presidente della giunta regionale dovrà fare. L'informazione dei cittadini, la conoscenza di ciò che si spende e di come si spende all'interno della macchina complessa della regione, la trasparenza, la partecipazione sono fattori produttivi dell'economia, dell'efficienza e dell'efficacia dell'economia. E allora ci si rende conto che la nostra non è una regione trasparente. Quando invece, e di questo ne dovremo far carico, noi dovremo spiegare ai cittadini abruzzesi di ogni euro che si spende, come lo si spende, chi ha deciso la spesa, qual è il risultato che si ottiene. Perché vedete, e chiudo, io quando sento Chiodi che dice abbiamo speso le risorse comunitarie per una certa percentuale di entità, e allora due sono le cose, o ci è o ci fa, perché non si rende conto che il problema qui nella nostra regione non è acchiappare fondi comunitari che tu comunque dovresti restituire, il problema è saperli spendere bene ed avere una logica di risultati. Ecco quindi la nuova rappresentanza di governo della regione Abruzzo non può nascondersi dietro l'alibi le risorse non ci sono. Le risorse ci sono occasioni di fondi europei che investiranno necessariamente il futuro della nostra regione, e queste risorse dovranno essere spese euro dopo euro, informando, facendo conoscere e dando la logica dei risultati ai cittadini. E allora apriamo le porte, l'Abruzzo ha bisogno di aria fresca, noi siamo qua per aiutare insieme ai cittadini a portare aria fresca. Grazie, parlo prima io, per parlare dopo Luciano, è sempre un'impresa difficilissima. Io mi chiamo Alessandro.
Alessandro Marzoli, ho 30 anni, sono un consigliere comunale del PD di Chieti. Grazie Giacomo per l'invito. Questa sera al posto mio doveva esserci una donna, sarebbe stata sicuramente una presenza migliore, ma sia Stefania Pezzopane che Alessandra Coppola, che erano invitate, sono la direzione nazionale del PD a Roma e quindi cercherò di sostituirle in qualche modo. È bello essere qui perché come Partito Democratico, ma io l'allargo come a tutta la coalizione, utilizzando delle parole che ha sfruttato Renzi nella direzione del Partito Democratico a Roma di oggi, abbiamo una smisurata ambizione. La smisurata ambizione è quella di dare una prospettiva, una speranza di futuro migliore alla regione Abruzzo, cosa che fino ad oggi non è stata fatta, purtroppo. Un cambiamento radicale nei modi e nei contenuti per una popolazione abruzzese che oggi è stanca e sfiduciata delle vicende che hanno colpito il centro-sinistra quando era il governo, e sfiduciata e triste, stanca ancora di più oggi dopo le vicende tristissime che hanno riguardato la giunta Chiodi. Luciano D'Alfonso, parlo di lui perché lo conosco meglio, perché del mio partito, non me ne vogliono Franco Caramanico e Alfonso Mascitelli, so che ha una missione. Io credo che per chiunque sarà chiamato a governare la regione Abruzzo, per la futura giunta e per i futuri consiglieri regionali, come comunità abruzzese dobbiamo avere l'ambizione, la forza e la capacità di trasformare quella missione di regione in una missione. Su Facebook oggi mi sono permesso di scrivere che avrei partecipato a questo confronto e ho chiesto che cosa chi leggeva, chi era online, avrebbe voluto chiedere al futuro presidente della regione. E sono arrivate decine e decine di domande, tanti commenti, alcuni sarcastici, alcuni più seri. Sicuramente c'è una grandissima richiesta di partecipazione, cioè le persone della comunità abruzzese chiedono oggi di poter dire la loro opinione, di poter presentare quelle che sono le loro idee e fare in modo che la politica, che fino ad oggi non ha dato risposte nella nostra regione, abbia la forza e l'ambizione di trasformare quelle idee in realtà. E fino ad oggi questo non è successo, questo è quello che viene rimproverato alla politica, non solo abruzzese ovviamente, ma anche alla politica nazionale. C'è un'impostazione culturale, io la vivo a Chieti, dove il sindaco di Primio, un personaggio per me arcaico, ha un'impostazione culturale per cui i cittadini sono i fruitori finali delle scelte, ovvero io comando, voi obbedite, voi fate quelle che sono le mie scelte. Parliamo di un sindaco che non voleva consegnare il premio Prisco a Zeman perché era un rom, insomma questo è il livello di cui parliamo. Grande sostenitore ovviamente del presidente Chiodi. Ebbene, i cittadini per una certa impostazione culturale non devono essere gli artefici di quello che deve essere il programma di governo, devono essere solamente i destinatari finali delle scelte. Io credo che chiunque sarà chiamato a cambiare la regione Abruzzo dovrà avere la capacità di andare ad ascoltare e di utilizzare gli strumenti che sono oggi a nostra disposizione per recepire quelle idee che sono poi i sogni di un'intera popolazione, di un'intera comunità. Il merito, il secondo punto dopo la partecipazione è il merito. Gianni Chiodi fece un banchetto a Teramo qualche giorno prima delle elezioni regionali che lo hanno portato poi alla presidenza dell'Abruzzo, chiedendo il curriculum ai ragazzi, cioè a quei ragazzi che avevano tante aspettative, che avevano ovviamente in mente le difficoltà per trovare un posto di lavoro, a loro lui chiese di presentare il loro curriculum per poter valutare chi di loro meritava di partecipare al governo della regione. Qual è stato l'esito? Lo abbiamo visto in questi giorni. Il merito che esiste all'interno della regione Abruzzo, purtroppo il merito che esiste in questo paese, in tante nicchie di questo paese. Quindi basta clientele, è questo che chiede la mia generazione, che chiede la generazione dei miei genitori, dei miei nonni e di mio fratello che ha qualche anno meno di me e che teme di dover abbandonare la nostra regione, il nostro paese per trovare lavoro da qualche altra parte. Governare l'Abruzzo, per chi sarà chiamato a farlo, non è
sommare, fare l'addizione degli interessi dei singoli consiglieri regionali o delle singole corporazioni, non può essere questo. Non è così che si dà una prospettiva al futuro della nostra regione e delle nostre generazioni. L'inglese è qualcosa su cui insistere, perché l'Abruzzo ha una prospettiva solamente se viene aperto all'Europa, se viene aperto al mondo. Avere la forza di coniugare il turismo e la cultura è un patrimonio che noi abbiamo nella nostra regione. Passando dall'aeroporto d'Abruzzo, che oggi vive una situazione di grave difficoltà, con il taglio degli orari, il taglio del personale, la riduzione dei voli e dei collegamenti. Quindi le infrastrutture, in particolare l'aeroporto, credo che debbano essere uno dei punti fondamentali su cui la futura giunta regionale dovrà lavorare. C'è un mercato, Luciano, di turisti, parlo di quelli americani. Io ho avuto la fortuna di fare una parte nell'estate 2012 all'interno dello staff di Barack Obama in California, nelle presidenziali del 2012. C'è una parte di turismo di americani, statunitensi e canadesi che non conosce l'Abruzzo, ma che può essere chiamato a conoscerlo meglio, dalla raccolta delle olive al vino, dalle eccellenze culturali ai percorsi enogastronomici. Io credo che su questo debba insistere il futuro presidente della regione. Parlavo dell'aeroporto, collegamenti maggiori. Le gestioni aeroportuali, l'aeroporto d'Abruzzo, segnatevelo per favore, è una delle cose su cui il futuro governatore dovrà avere il coraggio di investire senza paura. E ancora trasparenza, perché io credo e vorrei che il mio futuro presidente della regione Abruzzo abbia il coraggio di dire la verità su tutti gli argomenti che riguardano l'amministrazione regionale, perché è questo che si aspetta la gente, questo che si aspettano le persone. Parlare guardando negli occhi e dicendo qual è la realtà, per poi prendere le decisioni, perché non può essere un'attesa a far sì che gli eventi trasformino quello che è il nostro lavoro, quello che è il mandato che gli elettori ci hanno dato. Quindi dire la verità, poi avere anche la forza di prendere decisioni. In un intervento di qualche mese fa hai detto quanto sia importante poi forzare in alcune situazioni per dare una prospettiva. Io lo condivido in pieno. Bisogna farlo con coraggio, ma dicendo le cose come stanno, dicendo la verità. E poi parlare semplice, nel pentagramma di Luciano ci sono dei discorsi bellissimi, io ho avuto modo di ascoltarti diverse volte. In alcune situazioni le persone chiedono però di sciogliere alcuni nodi che per la loro complessità, per la burocrazia, devono essere tradotti in parole molto semplici, in parole dirette. E quello è il linguaggio che a volte il futuro presidente della regione dovrà parlare. E poi ancora investire sullo sport, sulla salute, che ci permetterà, questo a livello nazionale ma anche a livello regionale, con una campagna nella nostra terra, di risparmiare sui costi della salute per il futuro del nostro paese, investendo da oggi sull'attività sportiva, sulla salute, sugli spazi da dedicare all'attività sportiva, riscoprire alcune strutture dismesse nelle singole città. Io conosco bene la realtà di Latina, ma so che ce ne sono in tutti i capoluoghi della regione Abruzzo. Trasformare quelle aree in luoghi dove è possibile praticare attività sportiva. Molte scuole soffrono per la carenza di spazio, per la carenza di palestre. Io credo che quella sia una cosa su cui investire. In altre parole, creare un'idea di comunità. Ho finito, vi chiedo 30 secondi perché per me è un onore essere qui con persone che hanno un'esperienza, diciamo, di governo nazionale, regionale, di tanti anni, e quindi ci tenevo a lasciare questa idea. La sfida che ci attende, in un'unica parola, è dare speranza e trasformare poi quella speranza, sempre utilizzando due parole di Matteo Renzi di oggi pomeriggio, con semplicità e coraggio, in un governo della regione Abruzzo che possa dare una prospettiva di futuro non solo alla nostra generazione ma a tutti gli abruzzesi. Chiudo con una frase di Paolo Coelho: il mondo è nelle mani di coloro che hanno il coraggio di sognare e di correre il rischio dei propri sogni. Io vi chiedo a voi, che sarete chiamati ad avere un ruolo principale nel governo della regione Abruzzo, di avere coraggio, e a chi è stasera qui di spingere quel coraggio e di sostenere un'idea di futuro che solamente con l'entusiasmo potrà essere realizzata. Grazie.
Io ti prenderei 6 minuti. 5 sono quelli assegnati, 6 vorrei prendere come quota aggiuntiva. Intanto bravi a coloro i quali hanno pensato e concepito questa riunione. Grazie a voi che siete venuti, sapendo che ha un grande valore anche il tempo che si chiede alla cittadinanza, il tempo che si impiega per decidere, il tempo che si impiega per realizzare. Il tema che è stato posto è un tema evocativo. Che rapporto c'è tra la regione e questa città? Naturalmente, siccome io ritengo che si debba dire sempre tutto ciò che è vero, dovunque, io ho in mente anche il rapporto che ci deve essere tra la regione Chieti, la regione L'Aquila, la regione Terni, la regione La Montagna, la regione i fiumi, la regione il mare e la regione anche con le città distretto di cui vi parlerò. Ma il tema qui per adesso lo confiniamo al rapporto regione-città-capoluogo per quanto riguarda la realtà adriatica, la nostra realtà adriatica. Vedete, in passato abbiamo sentito dire, si sarebbe detto a Lettone Rubello al tempo di Pappagone, che l'Abruzzo andava unito. L'avete sentito? Sembrava quasi uno slogan che comunque potesse andare bene. Questa è la stagione nella quale si è ritenuto che chiunque potesse fare tutto, che ci sono stagioni di impazzimento nel quale tutti pensano di poter fare tutto e che se la casualità ci viene a favore può accadere l'incrocio degli astri e ognuno può fare tutto. Io ritengo che ci sia una regola: la prima, la conoscenza delle questioni; la seconda, l'ascolto delle questioni, l'ascolto delle persone che vivono le questioni e anche i dolori delle questioni; la terza, il sottoporsi al giudizio e a verifica. Noi non dobbiamo unire l'Abruzzo, noi dobbiamo distinguere l'Abruzzo, facendo in modo che ogni punto di forza di questa regione possa liberarsi e liberare le potenzialità. Sapete come io attaccherei i 40 anni di vita precedente della regione? Demolendoli quei 40 anni. Ogni volta che si doveva fare qualcosa in Abruzzo c'era bisogno della quantità di denaro non per farne una di ciò che serviva, ma per farne a coppia. O c'era la quantità di denaro per farne due volte cose uguali, o altrimenti non si poteva procedere, perché non si è avuta una fotografia della verità delle differenze di questa. E quelle differenze vanno aiutate ad esprimersi. Questa città ha una funzione diversa dall'Aquila e diversa da Terni. La prima funzione che ha è stabilire alleanze. I grandi studiosi non casuali dello sviluppo economico e della crescita territoriale ci hanno insegnato di Riga che se Pescara si isola non vale nulla, se si mette insieme a potenza. E come si mette insieme? Con l'invocazione che farebbe il nostro amico Castiglione in quella intervista televisiva, è stato di una innocenza straordinaria, per me va assolto a prescindere, che ha detto: io se divengo rieletto sono pronto a fare qualsiasi cosa, anche a modificare le regole. Non è la richiesta col cappello in mano: alleatevi con noi, noi che siamo di Pescara ci vogliamo alleare con chiunque ha l'autonomia di dirci di sì. Per allearti c'è bisogno di punti di forza, c'è bisogno di dare qualcosa che l'altro non ce l'ha, e collegandolo si sviluppa anche lui la sua potenza. È di qui che nasce il valore delle infrastrutture di Pescara che sono invalidate. Sul porto di Pescara c'è il fidanzamento possibile di Pescara, delle sue economie, delle sue prossimità, delle sue vicinanze, della città di Chieti, dell'economia di una parte importante della città di Chieti e anche dei comuni limitrofi. Ma il porto può essere vissuto come si sta vivendo, come un dramma, come un'inimicizia. Il porto va vissuto come un punto nodale del rilancio economico di questa realtà territoriale e non solo, concependo che, facendo in modo per esempio che in Abruzzo nasca un'autority portuale che riesca a cucire lo specchio d'acqua di Giulianova, quella realtà che è anche San Salvo e Vasto, e poi Ortona che è un porto regionale, e poi Pescara.
Ma se questo è un primo punto di forza di questa città, che va declinata, questa realtà di forza va declinata su base, sul potere regionale, qual è l'altro elemento che ci conferisce risorsa? L'aeroporto. E l'aeroporto va specializzato, non può essere la fotocopia di qualcos'altro che già non funziona, per esempio Ancona. Dobbiamo fare un patto nel quadro del programma nazionale degli aeroporti per precisare cosa fa Pescara, sapendo che non potrà più avere contributi a gratis, sapendo che dovrà avere una specializzazione, potrebbe essere la manutenzione di aerei per esempio, potrebbe essere alcune rotte che in via dedicata vengono coltivate da Pescara. Insomma, c'è bisogno di una visione, c'è bisogno di una strategia, c'è bisogno di sapere dove portare la macchina, perché qui si tratta di assumere un potere e di portarlo da qualche parte a favore di una collettività. Vedete, cari cittadini che siete intervenuti qui, noi sappiamo che c'è una regione che è l'ente amministrativo del potere regionale e che è quello per il quale si candidano di solito quelli che vogliono essere eletti. Io mi voglio candidare non a fare il presidente dell'amministrazione regionale, io voglio essere il presidente della regione Abruzzo, fatto di imprese, di persone e di territori. E voglio fare in modo che in questa regione si possa edificare una bandiera notata a livello europeo. Questa deve essere la regione più facile d'Europa. E che significa la regione facile? È la regione nella quale con più facilità accade il progetto di vita di ciascuno. Chi è ciascuno? Il ragazzo che vuole studiare, la persona che vuole curarsi, la persona anche adulta e anziana che vuole recuperare opportunità sul fronte dello studio, dell'intrapresa economica, della cura specialistica, l'impresa che vuole nascere. E dopo che è nata l'impresa, qui deve essere facile anche lo sviluppo. E che ci mette l'ente regione a che questo accada? Perché ci dovremmo riuscire noi a fare la regione più facile d'Europa? Perché abbiamo un'idea del potere che non genera né la paura né il nascondimento. Io, se dovessi fare una critica a coloro i quali sono in scadenza, direi che loro hanno insediato la signoria della paura, il dominio del nascondimento e l'eccellenza del rimpicciolimento. Ogni questione viene rimpicciolita, ogni problema viene nascosto e per quanto riguarda il rapporto tra se stessi e la funzione c'è la paura. È la paura che ha fatto gestire con i piedi il rapporto tra l'emergenza dell'Aquila, della ricostruzione, Palazzo Chigi e l'Europa. Ma può essere che il terremoto nelle Marche e nell'Umbria ha consentito non la rinascita con il ripristino delle condizioni precedenti di quelle due economie? Ha generato un altro rettangolo territoriale fatto di case ricostruite e adesso avanzano lì e vengono comperate anche nel mondo quelle case di Umbria e di Marche. Ma ha realizzato infrastrutture per l'economia, ha avvicinato il mare Adriatico al Tirreno. Lì il terremoto ha generato una rottura con i problemi del passato e l'apertura al futuro. Qui noi abbiamo vissuto il terremoto come dei cittadini di Fontanara strapazzati. Ogni 6 mesi ci dicevano che forse sarebbe accaduto qualcosa. E prima di noi le Marche e l'Umbria, dopo di noi l'Emilia. Noi siamo stati schiacciati da esemplari di comportamenti di altre classi dirigenti. E perché ce l'hanno fatta agli altri? Perché non hanno avuto né la paura, né la visione che ha rimpicciolito, né l'incertezza, né l'improvvisazione. E quando è che accade che si è trattati così? Quando si diventa casualmente al governo di una regione. Che non dimentichiamocelo. Qui si è diventati casualmente l'altra volta alla guida della regione. Se ci fosse stata meno pigrizia, meno disordine anche, gli 8.000 voti uscivano di differenza. Poi ho anche altre opinioni che mi trattengo, perché non è giusto che si dica tutto in una sola occasione. Non mi sentirete mai dire, come pure si è detto nella storia di questa regione, che il programma che serve coincide con la mia storia personale. Noi dobbiamo raccontare gli impegni
che servono di questa regione, girando tutte le città, tutte le comunità, tutti i distretti, frequentando le imprese, le associazioni, i portatori di interessi e di dolore di questa comunità. L'idea del camion è l'idea di una, di un attrezzo che ospita dentro di sé nella parte concava e poi reagisce facendo, realizzando, determinando cambiamenti. Il camion vuole toccare ogni punto di questa realtà, ma mi pare possibile che una regione come la nostra non si è mai spesa una sola pagina di carta intestata di potere pubblico per fare sì che i fiumi abruzzesi venissero rimessi in salute? Io escludo la ginnastica di sabbia e di cemento che ha fatto il commissario del fiume Aterno Pescara. Una ginnastica di sabbia e di cemento. Io immagino, progetto, realizzeremo una dotazione normativa, contrattuale, finanziaria per riportare alla forza i fiumi abruzzesi, che sono il vero elemento identitario di questa regione. Sono elementi che davvero hanno attraversato storie, civiltà, culture, passati gloriosi e valori da giacimento della nostra realtà ambientale. Come si fa a immaginare che la Terno Pescara sia solo il luogo dell'abbandono, talmente abbandonato che poi è talmente infetto da ammalare e fare ammalare anche il porto? Noi convochiamo la Corte Celeste sul tema dell'acqua del fiume Aterno Pescara. Un giorno prima a Terno si firma un pezzo di carta per dire che loro avrebbero anticipato noi in sede quasi culturale e accademica sul tema del contratto di fiume, del fiume Cordino contro il fiume Aterno Pescara. Quando è che c'è questo spettacolo? Quando ci si gioca ai dispetti, quando si gioca allo sgambetto. Io quello che garantisco, cari amici che siete qui, altri due minuti ho finito, e che sarà una regione che si fa giudicare, che comincia a lavorare dal primo giorno dopo la vittoria. E perché parlo di vittoria? Non riesco più a rispondere ai vice sindaci anche di città capoluogo che si vogliono candidare con noi. Ed è straordinaria questa esperienza, perché anche i partiti, per selezionare la classe dirigente, devono sapere a chi dire di sì e a chi dire di no. Se c'è l'abbondanza si può dire di sì e di no, e l'abbondanza accade quando si capisce qual è il valore dell'atmosfera, che cos'è che sta accadendo. E io non ci metto dentro la potenza della stanza 114, ci penso la lunghezza di un'attesa. Sono decenni che l'Abruzzo aspetta una regione che abbia cultura regionalista, che conosca i punti di forza e conosca la potenza dell'amministrazione regionale, della norma regionale. Nel 2001 è nato uno Stato regionale in ogni sito regionalista italiano, il titolo quinto. Adesso ce lo tolgono il titolo quinto, dopo 13 anni. Noi non abbiamo fatto a tempo a dedicare un giorno alla declinazione di funzioni ingigantite perché volute in sede europea e nazionale, poiché qui non c'è stato mai nessuno che se ne è fatto caso. Voi vi chiedereste, ma in che tema noi avremmo potuto incassare il titolo quinto, l'allargamento delle funzioni dei poteri a favore degli abruzzesi? Pensate alle infrastrutture. Ci avrebbero consentito quei poteri di fare alleanza con Marche e Umbria, con Marche e Molise, con Umbria e Lazio, per dialogare con Ferrovie alla pari, creando anche organi senza costi finanziari, per decidere progetti, tracciati, prevalenze, priorità. Perché non si è fatto? Qualche uscente mi direbbe, ma nessuno me l'ha suggerito. Qualche uscente lo direbbe, con l'innocenza che lo caratterizza. Ma puoi immaginare uno che fa il ministro regionale, che di questo si tratta, perché la compiutezza delle competenze assomiglia alla configurazione di uno Stato regionale. Ma si può immaginare che uno va lì con una canna vuota, non sapendo che c'è una grande partita che si chiama infrastrutture e attrazione di investimenti? Amici che siete qui, non accadrà mai più che la San Carlo venga in Abruzzo per investire 300 milioni e non si trova un tale che gli dica: ti puoi investire qui, ti puoi concentrare qui, puoi far nascere qui questo stabilimento che genera ricadute occupazionali in questi termini. Non c'è stato in Abruzzo, non c'è adesso.
ci sarà dal 27 di maggio, perché preciseremo procedure che consentiranno a chi vuole investire con tempo zero di realizzare l'edificato industriale che genera ricaduta occupazionale. Questo si chiama velocità, si chiama idea della funzione, si chiama ciò che si fa in Baviera, in Catalogna, nel Galles, ciò che ha saputo fare il presidente Tabacci e Bassetti in Lombardia, quello che ha saputo fare anche nelle Marche Vito D'Ambrosio e Gian Mario Spacca. Insomma, voi avrete un potere a disposizione che si fa carico adesso di ascoltare, poi di realizzare, e non accadrà mai più che un Parlamento che ha una durata di 60 mesi improvvisi l'allungamento di 6 mesi. Noi nei primi 6 mesi prenderemo le misure di dettaglio delle cose da fare. I 50 mesi che seguiranno li impiegheremo per i provvedimenti, i 4 mesi che resteranno per esibire con le fotografie le cose fatte. Qualcuno mi dice: D'Alfonso, sarai di nuovo denunciato. Rispondo con le parole di mio padre: non me l'ha ordinato il medico di fare né il candidato né l'eletto. Se qualcuno, dopo che ha vissuto il dolore che ho vissuto io, sono di nuovo qui con questa grande voglia di fare, è perché si coglie facilmente che anche l'avventura della vita ha un significato quando i fatti dell'avventura della vita hanno valore anche per la storia degli altri. Il bello della politica è questo, che tu ti fai carico, che tu ti fai carico di questioni che, se affrontate, generano significato anche per la vita degli altri. Io mi sono occupato dal rientro delle bare dall'estero alla facilitazione della vita degli imprenditori che avevano progetti di vita collettiva, alla realizzazione di infrastrutture, di spazi per il verde e per la cultura, avendo sempre il coraggio di rispondere delle cose fatte. Concludo con un riferimento che è dovuto. Mi ha chiesto anche un giornalista: ma D'Alfonso, lei però ha una tentazione in un qualche modo quasi impositiva. Io credo all'esperienza delle primarie perché ho bisogno di legittimazione, di forza, di consenso, di autonomia. Non dedicheremo un minuto a mettere d'accordo le ascelle del ceto politico. Dedicheremo tutto il tempo a raggiungere traguardi riguardanti la vita collettiva. Il tempo sarà tutto dedicato a fare in modo che ci sia più funzionalità, più velocità, più facilità, più premure nei confronti di coloro i quali appartengono a questa regione. Concludo. Io non solo mi sento assolto dalle vicende giudiziarie, se si potesse dire mi sento approvato. Che significa l'approvazione? Che quando si decide si può essere sottoposti a rilettura, ma è meglio la rilettura di una decisione assunta che l'allontanamento dalle proprie responsabilità. Concludo, cari amici, dicendovi: sentitevi anche voi candidati. Si vince una competizione e si può rivincere se il candidato primo non è solo, secondo, se riesce a far sentire candidati anche i cittadini elettori. Vi dovete sentire candidati poiché voi potete prendere impegni e mantenerli, perché il potere per il quale io mi candido è un potere del quale anche voi con me potete disporne e risponderne. Abbiamo cercato di interrompere, di contingentare gli interventi, soprattutto perché ci sarebbe piaciuto poi fare un altro giro su un altro paio di questioni. Forse ne sarà uno, quindi la proposta è di fare un altro passaggio con ciascuno di voi, provando a entrare un po' più nel merito di alcune questioni, perché mi sembra che problemi e le tematiche siano state un po' toccate tutte, quelle che noi in qualche modo abbiamo discusso tra di voi in questi giorni, in queste fasi di preparazione. Ci piacerebbe provare a chiedere a ciascuno di voi quali sono le idee nello specifico con cui intervenire sulle tematiche e sulle problematiche enunciate fin qui. Come spunto per l'intervento, per la riflessione, proverei a mettere al centro la questione dei servizi, avanzati soprattutto, sapendo che forse
consapevoli del fatto che queste sono le caratteristiche delle regioni moderne e più capaci di fare la conferenzione dei territori nelle economie delle macroregioni e dei finanziamenti economici europei e internazionali. Noi per servizi avanzati intendiamo fondamentalmente le questioni legate allo smaltimento e all'utilizzo anche in maniera intelligente avanzata dei rifiuti, per esempio, a come si creano delle politiche di approvvigionamento energetico magari anche di tipo regionale rispetto quindi alla competitività del territorio, di come si creano dei servizi avanzati rispetto alle cure e alla sanità della popolazione. Ma ultimo, non ultimo, anche i servizi, diciamo così, collaterali che in qualche modo il potere regionale si può e si deve far carico. E mi riferisco ad esempio al servizio della formazione di alto livello, quindi universitario. Mi riferisco ai servizi legati al credito e al finanziamento delle piccole e medie imprese di questa regione, che è quella che mi sembra un po' tutti sono d'accordo essere la prospettiva della green economy, del turismo e dell'imprenditoria, della capacità di questi territori di fare economia di impresa, è lo snodo cruciale e fondamentale per poter seriamente, diciamo, avviare e prevedere. Un rapido giro anche su questo, magari fai più liberamente su questo. Due minuti. Io vi chiedo scusa, soprattutto agli organizzatori e ai presenti. Devo andare a raccogliere delle uova a terra, ovviamente ci tengo molto. Buonasera a tutti. Ci rivediamo spiegando quali sono le vie del merito, diciamo, sulle questioni concrete. Volete un po' di attenzione, un po' di...